Non mi sarei mai aspettata che tutto ad un tratto mi sarebbero venuti in mente ricordi tanto lontani. Ma quel piatto, quell'odore, hanno fatto scattare in me un senso di malinconia. Vi do il benvenuto a Valore Aggiunto, il podcast che vi racconta storie di vita, punti quotidiani di un'immigrazione e integrazione visti dagli occhi di chi vive la società, noi. Episodio 1. Per fortuna c'era Alice. Mi sembra ancora di sentire la campanella e tutti noi che entravamo in classe. I primi giorni avevo tante paure, ma di certo quella più grande era di non riuscire a comunicare bene con gli altri. Ero arrivata da poco in Italia e io non avevo ancora imparato bene la lingua, ma fosse stato solo quello il problema. La mensa della scuola era diventata un incubo per me. Joyce, basta, anche oggi non mangi? Sento ancora le sue urla inveire contro di me. E ogni volta che mi urlava, sarei voluta scomparire. Tutti quei piccoli occhi puntati su di me mi mettevano a disagio. Ma perché la maestra non capiva? Ho sempre avuto la sensazione che nemmeno ci provasse. Non riusciva a vedere quello che vedevo io. Per me non era un semplice piatto di pasta. L'unica cosa che voleva era vedere il mio piatto vuoto. Ciao tesoro, com'è andata a scuola? Povera mamma, quante volte le ho mentito, ma non riuscivo a dirle la verità. Ero certa che si sarebbe rattristita al sapere che non avevo amici e che a mensa mangiavo poco o niente. Ma quando lo venne a sapere, cercò di aiutarmi in tutti i modi possibili e da lì a poco iniziarono le visite dai vari medici. Anoressia. Questo fu quello che molti medici dissero a mia madre. Una diagnosi spaventosa. Io ero piccola, ma capivo che quella non era la verità. In cuor mio sapevo che il distacco da tutti i miei affetti in qualche modo mi faceva rifiutare tutto. In un istante mi sono ritrovata in un mondo che non era più il mio, ma quello di qualcun altro. Era un martedì come tanti, e come ogni martedì sapevo che ci sarebbero state le orecchiette che tanto odiavo. Quella forma strana non mi convinceva proprio, mi ricordavano veramente delle orecchie. Ma quel giorno a pranzo fu diverso. A fianco a me si sedette una bambina di nome Alice. La osservai molto. Sembrava una bambina molto socievole. A mensa parlava con tutti e chiedeva sempre il bis. Ad un certo punto posò lo sguardo su di me e mi chiese: «Ciao, ma perché non mangi?» Rimasi sorpresa dal suo essere così diretta. E quando le dissi il motivo per cui non volevo mangiare, scoppiò a ridere. Quindi mi motivò ad assaggiarle prima di rifiutarle. Il suo modo di approcciarsi mi convinse e buttai giù il primo boccone. Da quel giorno cominciai a vedere le cose in modo diverso. Il cibo non era più così strano come pensavo. Io e Alice diventammo molto amiche. A mensa sedevamo sempre insieme e con il suo carattere così estroverso mi incentivò a dare un'opportunità anche agli altri bambini, che alla fine non erano poi così male. Grazie a lei non mi sentivo più un'estranea. Non mi sentivo più fuori posto. Negli anni si instaurò così una lunga amicizia che dura ancora oggi. Non riesco a descriverle quanto io le sia grata per essersi avvicinata a me quel giorno. Ora, dopo 15 anni, sento che questo è il paese dove voglio stare. Amo il cibo italiano e finalmente mangio quelle orecchiette che tanto temevo.